Viaggio alla scoperta della nostra tradizione culturale, in una parola la tradizione in fiera. L'idea è nata da Agri Slow Travel Expo e realizzata con la collaborazione del comitato FITTP Bergamo e coinvolgerà diverse regioni italiane, tra queste la Calabria e precisamente uno dei borghi più belli d'Italia, Bandiera Arancione, Murano Calabro. Crediamo fortemente nel rilancio dei territori partendo dalle tradizioni e crediamo che il folklore sia uno di quegli aspetti su cui investire per ripartire, sia uno di quegli aspetti fondamentali da cui deve ripartire la Calabria. Salutiamo gli amici di Bergamo, orgogliosi e fieri di essere calabresi. Murano Calabro è uno dei centri storici più intatti e affascinanti della provincia di Cosenza e di tutta la Calabria, con le sue case a cumulo tanto da sembrare un paese presepe, dominato dagli scenografici ruderi del castello normanno svevo, dalle cui finestre vuote si intravede il cielo azzurro. Il borgo offre un'impressionante raccolta di opere d'arte, ma anche tanta tradizione folclorica. Marinato e marinato, attendo caro fedello mattonato. Oggi è il primo dei tre appuntamenti che vede il Comitato Regionale FITTP Calabria, che ho l'onore di rappresentare, partecipare a questa straordinaria iniziativa che è la Tradizione in Fiera, nell'ambito della Fiera dei Territori di Bergamo. Stasera inizia la giornata degli strumenti tradizionali. A rappresentare la Calabria è il maestro Luigi Stabile nel borgo di Murano Calabro, dove ci illustrerà lo strumento dalla costruzione al suono. La musica popolare calabrese non è fatta solo di note e ritmo, ma anche di strumenti musicali. Questi rappresentano la tradizione dell'artigianato locale, tra questi la ciaramella, dal latino calamula, cioè canna. In molte culture popolari e in generale nella musica antica, la canna ha sempre avuto un diffuso impiego come strumento. Basti pensare alle rappresentazioni mitologiche del dio Pan con il suo flauto di canne o agli innumerevoli zufoli o flauti dolci presenti nella iconografia greca latina, ma anche di molte civiltà più antiche americane, asiatiche e africane. A Murano Calabro ad accoglierci nel suo laboratorio di strumenti musicali tradizionali è il maestro Luigi Stabile, padre del folklore, che dalla passione per la musica ha creato un vero e proprio laboratorio dove nascono questi strumenti musicali. Oggi, come dicevamo, parliamo della ciaramella. La ciaramella è un oboe artigianale, considerato pure l'oboe dei pastori, ecco. È formato da due pezzi di legno, il fuso e la campana. La cavatura dentro è a forma conica e poi c'è la diteggiatura, che sono i buchi che vedete qua. Come avete potuto vedere in questa tarantella, questo è uno strumento che fa la parte solista alla zampogna. Normalmente viene fatta la parte solista alla zampogna a chiave, quindi in questo caso, nella nostra zona del Pollino, viene suonata questa. Sono felicissimo di rappresentare questo strumento per la federazione nella sezione della FITTP Calabria all'interno di Tradizione in Fiera.